Bravo T-Rex, vedrai, il nostro piccolo museo sarà un successo! No! Mappy, posso chiederti che cosa ci fa qui il T-Rex? Semplice, Bing, prevedo guai! Ma non avete capito! Ho aperto un piccolo museo, c'è scritto qui, il museo dei dinosauri. Ho deciso che da grande voglio avere un museo! Oh, beh, sei stata brava allora ad iniziare dalla casetta in giardino di Bing. L'hai trasformata proprio in un museo graziosissimo. Ma non vedi che non ha fatto nulla? Ha solo appiccicato un cartello. Ma mi aiuterete voi a fare un museo indimenticabile? Ho anche l'enciclopedia. È vero! C'è la grande enciclopedia dei dinosauri? Presentata da Arex e Vastatore. Proprio loro. Perciò ho ottime possibilità che questo piccolo museo diventi famosissimo. Un museo stupendo, il più importante del mondo. Ma mi serve il vostro aiuto. Dici che cosa hai in mente, Mappy? In questo museo ci si trasforma in dinosauri. Cosa? Stai scherzando? Sul serio? Certo, altrimenti che museo sarebbe? Sarebbe come tutti gli altri. Invece il mio deve diventare famosissimo. Qui non ci sono i dinosauri, a parte l'amico T-Rex. Ma diventerete voi dinosauri. Chi entra nel museo diventa un dinosauro. Che cosa posso provare, Mappy? Voglio assolutamente vedere in che dinosauro mi trasformerò, non ci posso credere. Voglio provare. D'accordo, Luna, vai, entra. Ma sul serio? Ma io non ti credo, Mappy! Zero! Zero proprio! Non ti credo neanche un po'! E lo vedremo se non ho ragione. Luna, tutto bene? Puoi uscire? Oh, ma com'è alto qui! Ops! È difficile stare in equilibrio con questo collo! È lungo, lungo! Oh! Luna, ma sei un mostro! Che cosa? Un mostro addirittura, non mi trovate carina? Ok, ho il collo lungo, ma da qui a definirmi un mostro? Mappy, falla ritornare com'era prima! Ma non ve l'ho detto! Ah no, mi sono dimenticata di darvi questa piccola notizia. Chi entra nel piccolo museo si trasforma in un dinosauro, ma ritornerà ad essere normale solamente se voi indovinerete di che dinosauro si tratta. Cosa? E se non indoviniamo? Allora in quel caso Luna rimarrebbe un dinosauro per sempre. Non ci credo, ma appena ha combinato un'altra delle sue. Io non lo so che dinosauro è Luna. Anch'io non lo so, Luna, mi dispiace, rimarrai così per sempre. Non vi preoccupate, mi sto già abituando. Allora, devo andare a mangiare qualche fogliolina. Ho proprio questo desiderio irrefrenabile. Amici, ma è facile indovinare, potete usare la grande enciclopedia dei dinosauri, ovvio, no? D'accordo, Charlie, mettiamoci a sfogliarla, Bing, dacci una mano! Leggiamo questa enciclopedia, dobbiamo trovare assolutamente chi è Luna, ci sarà scritto qui dentro! Speriamo, anche se la vita di un dinosauro non deve essere così brutta! Allora, vediamo. Oh, quanti dinosauri! Qui ci danno un po' di informazioni sui dinosauri. Ma dobbiamo cercare chi è Luna, dobbiamo indovinarlo. No, non mi sembra proprio questo qui. Com'è buffo! No, non è neanche questo. Non mi pare proprio. Oh, possibile che non lo troviamo? Ehi, aspettate! Ho trovato qualcosa, questo! Che cosa mi hai trovato? Oh, ha il collo lungo, proprio come il mio! Guardate che cosa c'è scritto! Qui c'è un segreto, il segreto di Arex! I brachiosauri sono assolutissimamente i miei dinosauri preferiti! Forse perché mi ricordano i miei adorati genitori! Oh, che cosa tenera! Sì, ma cerchiamo le informazioni importanti! Dobbiamo capire se Luna è un brachiosauro! Ok, guardate! Qui dice che ha una dieta erbivora! Oh, e infatti io ho una gran voglia di mangiare le foglie degli alberi! Ah!
Che delizia! Quindi questa è un'informazione importante! Qui c'è scritto che ha la testa piccola e il collo lungo! Sono certo! Luna è un brachiosauro! Siete sicuri di questa risposta? Perché se sbagliate, Luna comunque rimarrà così per sempre! Che cosa? Questo non ce l'avevi detto! Beh, ve lo dico ora! Allora, è la vostra risposta definitiva! Sì, sono sicuro! Luna è un brachiosauro! Perché non mi sto trasformando? Avete fatto giusto! Avete visto com'è divertente imparare nel mio piccolo museo? Luna, meno male, sei ritornata in te! Ed ora forza, sotto chi tocca, dai! Cosa? No, io non ci penso minimamente! Murphy, è stato facile grazie a questa enciclopedia di Arex e Vastatore! Io voglio provare! Sì, sono curioso, chissà quale dinosauro diventerò! No, Charlie, non lo fare! È troppo tardi! Oh, Charlie, speriamo di indovinare, ma sono sicura che sarai un dinosauro graziosissimo! Eccomi qui! Allora, come sto? Attento con quella coda a pungiglioni! Per poco non mi colpivi, stai attento! Ma sei carinissimo come dinosauro, sembri un cucciolino di dinosauro. Già Luna, tu non eri così carina, senza offesa, ma Charlie è più carino come piccolo dinosauro. Grazie, wow, sì. Che fame, ho un gran appetito. Buona questa erbetta. Oh, ce n'è in abbondanza, evviva! Posso mangiare finché voglio! Ok, allora anche lui è un erbivoro. Mangia l'erba. D'accordo. Cerchiamo di notare alcuni elementi fondamentali. Giusto, giustissimo, Murphy! Beh, guardate la coda. Sembrano aculei? Sì, sembrano delle cose appuntite. Guardiamo nell'enciclopedia. Ci aiuterà. Allora, iniziamo a sfogliare. Ma ci sono tanti dinosauri, davvero tantissimi. Wow, ci sono tante cose da imparare. Ma lui dov'è? Psittacosaurus? No, questo non è. Oh, questo vola. Questo cucina. Il Brodeceratops. Ah, questo no. Questo che cosa fa? Questo si mette lo smalto. No, non mi pare abbia lo smalto sulle unghie. Neanche questo. Questo no. Questo che cos'è? Sembra uno struzzo. Oh, questo qua, sotto i mari. No, 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 che paura. Andiamo via, vediamo. Questo è carino, ma non l'ho trovato. Charlie, dove sei? Oh, ancora questo che si mette lo smalto. Aspettate, sono sicura di trovarlo. Eccolo! Potrebbe essere questo. Ho dato l'enciclopedia in faccia a Charlie. Tutto bene? Ah, io mi hai steso. Luna, vediamo che cosa hai trovato. Lo Stegosaurus. Charlie, devi metterti un po' a dieta. Peso 5-7 tonnellate. Ma scherziamo. Dieta erbivora. Charlie voleva mangiare l'erba. Ok, qui scrive che aveva grandi piastre sulla schiena. Queste qui, come quelle di Charlie. Già, queste. Guardate, Vastatore, cosa ci dice? Sapete cosa significa il nome Stegosauro? Lucertola col tetto. Per via di tutte queste piastre. Perché sembrano tegole, tegole sulla schiena. E poi sulla coda aveva delle pericolosissime spine appuntite. Oh, come queste. Allora sono proprio uno stegosauro. Assolutamente sì, io mi sento sicuro di dire che Charlie è uno stegosauro. Sì, anche secondo me è uno stegosauro. Oh, uffa, però è un peccato ritrasformarsi subito. Forse non avete indovinato? Oh, sono tornato normale. Sì, Charlie, allora abbiamo fatto giusto, abbiamo indovinato. Sì. Avete visto come siete bravi? Il mio museo è favoloso per imparare. Murphy, dai, gioca anche tu. Chissà in quale dinosauro ti trasformeresti. Io sono troppo curiosa. Ma non ci penso minimamente. Assolutissimissimamente no! Ehi tu, vattene via! Ti sei avvicinato un po' troppo! Ah, me
museo? Sì, Rex, dobbiamo imparare le buone maniere. Ma non posso pretendere tanto da te, T-Rex. No. Dai, Malfi, facci vedere che cosa sei diventato. Ehi, Malfi, attento a dove voli. Beh, non era proprio un volo. Malfi, ma come sei bello, sembri un uccellino. Che cosa, davvero, sono carino? Oh, in effetti, ho visto che belle piume ho. Già, Murphy, non sapevo esistessero dinosauri così. Che strano sei. No, giù quei denti. Non si mangia. Dai, forza, mettiamoci all'opera. Che dinosauro sarà, Murphy? È molto strano. Non sapevo neanche esistesse, figuriamoci. Allora, vediamo. Un dinosauro pasta asciutta. È strano, non sapevo esistesse neanche questo. Ah, non si finisce mai di imparare. Poi vediamo, questo non è un serpente. Cosa gli fa qui un serpente? Oh, questo no. Oh, questo ha fame, aspetta la sua insalata. Murphy, avvicinati. Noto una certa somiglianza, la noto solo io o anche voi? Guardate, piume, piume e piume. Coda con le piume. E Murphy, la coda con le piume è uguale, è lui. Dieta insettivora, non l'ho mai sentito al mondo. Vuol dire che mangia insetti. Non lo farei mai. Oh, che strano, ora ho proprio voglia di un bel insettino. Vediamo se ce n'è qualcuno tra l'erbetta. Cosa, Murphy che mangia insetti? Non me lo lasciate fare. Fermatemi prima che io lo faccia. Non voglio mangiare insetti, ma ora ho un istinto irrefrenabile. Voglio un insetto! Fermatemi subito! Ma è decisamente lui, assolutamente. Ma come si chiama? Archeotterigge. Archeotterigge. Ah, il segreto di Arex, che cosa ci dice? Allora, lui dice: vorrei tanto sapere chi è il tizio che ha scelto il nome di questo dinosauro. Effettivamente lo vorrei sapere anch'io, Arex, hai ragioni. Anche a te ti si annoda la lingua tutte le volte che lo dici. Archeotterigge. Archeotterigge. Comunque, qui c'è proprio scritto: aveva gli arti anteriori ricoperti di penne, come due ali d'uccello. Poi aveva il becco e cacciava soprattutto insetti. Quasi certamente sapeva volare, ma non si sa in che modo. Probabilmente planava dalla cima degli alberi. Allora è la vostra risposta definitiva? Pensateci bene, Sì, Murphy è un archeotterigge. Oh, non voglio mangiare insetti per tutta la vita. Meno male, avete indovinato. E la mia sciarpa dov'è? Dov'è la mia sciarpa? Vienila a prendere dentro al museo. No, non ci penso minimamente. Non voglio trasformarmi in un altro dinosauro. La recupererò quando smantellerai questo museo. Ma è stato fantasticissimo, Mappy. Hai avuto un'idea splendida. È stato fantastico vivere come un dinosauro per qualche minuto. E anche imparare, certo. È proprio bella la tua enciclopedia. Non è mica mia l'enciclopedia. È di Arex Devastatore. L'ho presa in prestito. No! Dai, cuccioli, andiamo a fare merenda. Ve la siete meritata. E anche tu, T-Rex. Ed ora, grazie per aver giocato con noi. Lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!